Stiamo seguendo con attenzione gli sviluppi verso le elezioni del 26 ottobre in Georgia. È un paese che, diciamo, ha espresso la volontà anche nella sua Costituzione di raggiungerci nell'Unione Europea e quindi è un paese che, diciamo, dobbiamo occuparci, moralmente dobbiamo occuparci. Ci sono state delle vicende che hanno però sollevato diverse preoccupazioni negli ultimi mesi, in realtà già negli ultimi 2 anni parliamo di leggi che assomigliano molto a delle leggi già in vigore in Russia, ad esempio quelle che limitano decisamente il margine di operabilità delle associazioni della società civile, parliamo anche di leggi che limitano le libertà e i diritti dei membri della comunità LGBTQ e quindi oggi quello che abbiamo cercato di fare è dare spazio a voci georgiane che ci potessero raccontare dal loro punto di vista cosa sta succedendo. Come ho specificato, ci saranno audizioni formali in commissione esteri che partiranno già dalla prossima settimana e lì avremo rappresentati chiaramente anche i diversi partiti con diverse voci, diciamo che ci racconteranno anche probabilmente cose diverse. Oggi per noi era importante avere qui la società civile georgiana e anche chiaramente una voce dall'opposizione.